Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dell'Angolo Astronomico. Andiamo avanti con la nostra serie di video sul cielo del mese. Innanzitutto vi volevo ringraziare per le iscrizioni, i mi piace, i commenti dei video relativi soprattutto a questa serie. Nella rubrica del mese il vostro supporto è assolutamente fondamentale, credetemi, per andare avanti. Mi fa molto piacere che stia andando bene il canale, che vi piaccia e che lo seguiate in questo modo. Cerchiamo ovviamente di fare del nostro meglio. Ci sono delle situazioni in cui possiamo sembrare un po' negligenti nei confronti di alcuni elementi che per alcuni sono importanti, però purtroppo non si può fare tutto, lo facciamo a volte tra giornate molto intense lavorativamente, famiglie, eccetera, quindi gli impegni sono anche quelli, sono sempre presenti. Però insomma è un vero piacere fare questo genere di video, è un vero piacere avere a che fare con voi, sono contento che l'Angolo Astronomico si stia costruendo una community, un pubblico molto piacevole, devo ammettere. Veniamo a noi, la rubrica del cielo del mese, andiamo a vedere il mese di novembre, il mese entrante, ormai siamo prossimi al mese, per quanto mi riguarda, il peggiore dell'anno. Poi non voglio offendere nessuno che magari è nato a novembre o che ha qualche data importante a novembre, però è il mese in cui effettivamente a livello astronomico le costellazioni offrono poco, comunque c'è del materiale da osservare, come andremo a vedere, e soprattutto però il cielo è molto spesso grigio, specie dalle mie parti. Ad ogni modo io spero che dalle vostre parti invece il cielo vi sia più amico. Andiamo a vedere che cosa riserva il cielo di novembre. Dal punto di vista delle costellazioni non cambia molto rispetto a quello che abbiamo appena osservato a ottobre. Noi abbiamo le costellazioni, diciamo la Via Lattea che si sta spostando. Cioè sta girando dal verticale nord-sud, sta facendo est-ovest. E le costellazioni da osservare sono ovviamente piuttosto alte sull'orizzonte, il che ci permette di osservare ancora, ora a novembre qui sono le 22, ci possiamo spostare, la latitudine è sempre quella di Roma, ci possiamo spostare alle 18, inizio serata. E possiamo ancora osservare tanto, c'è ancora Ercole, la Lira, l'Aquila con le solite Volpetta, Freccia, Delfino e Cavalluccio Marino, il Cigno praticamente allo zenith, con Cassiopea e il Perseo che salgono col passare delle ore. Andiamo qui alle ore 22, ecco qui che cosa ci riserva. Praticamente abbiamo la galassia di Andromeda praticamente allo zenith, quindi è il periodo migliore, inizio novembre, è il periodo migliore per osservare la galassia di Andromeda, per fotografarla, per farci, insomma, per osservarla al meglio. Io ricordo sempre che, ricordatevi di avere un campo largo perché la galassia di Andromeda è molto estesa, insomma, a me piace osservarla coi binocoli, ecco, però c'è chi al telescopio riesce a osservarla ancora meglio, dipende ovviamente dal diametro, dai 12 pollici in su, penso che con una focale corta, penso che l'osservazione sia ancora migliore. L'Andromeda, il Perseo, il doppio del Perseo, la galassia del Triangolo, siamo qui in questa zona, e insomma, questo è quello che può offrire il cielo di novembre, di inizio novembre. Poi attenzione perché a est guardate che cosa sta spuntando, abbiamo qui l'Orione, quindi la nebulosa, la M42, la nebulosa di Orione,
Orione con tutto quello che si porta appresso, quindi con i gemelli, col toro, eccetera, con l'auriga, costellazioni straordinarie. Quindi dire che le costellazioni autunnali sono brutte, insomma, ecco, diciamo che queste sono più costellazioni invernali, però le costellazioni autunnali sono piuttosto il Pegaso, i pesci, la balena, il pesce australe, l'acquario, e qui a novembre siamo nel pieno di queste costellazioni. Però tuttavia c'è Feo, insomma, ce ne sono di costellazioni che possono offrire tanto da osservare. Questo agli inizi del mese, andando avanti, abbiamo a metà novembre questa situazione qui, che è praticamente la stessa, cioè non cambia tantissimo. Abbiamo semplicemente l'Orione che inizia, Orione, Toro, Auriga, Gemelli, che iniziano a fare capolino nel cielo della prima serata. Poi a fine novembre ce li abbiamo, di inizio serata, scusate, a fine novembre ce li abbiamo abbastanza visibili. Poi sta spuntando anche il cane maggiore, l'unicorno, vediamo qui. Quindi insomma, siamo in pieno autunno, ovviamente il cielo è dominato da queste costellazioni qui, cioè dall'Andromeda, dal Pegaso, galassia dal triangolo e Cassiopea, il Perseo, e poi vengono ovviamente anche l'Auriga, i gemelli, i pesci, la balena, l'Euridano. Abbiamo qui, insomma, l'Orione direi che non è il protagonista, non è ancora il protagonista dei nostri cieli. Il protagonista del cielo di novembre rimane indubbiamente Marte. Marte che abbiamo superato l'opposizione da poco, fra l'altro spero che abbiate avuto l'opportunità di osservarlo al meglio, spero che il cielo sia stato bello limpido. Io ho fatto qualche osservazione molto interessante, mi è piaciuta parecchio. Marte che rimane straordinariamente visibile, brillantissimo, alto in cielo, decisamente il protagonista del cielo di novembre. All'inizio serata, non dimentichiamoci che abbiamo ancora Giove e Saturno sempre più vicini, ancora ovviamente in Sagittario, quindi molto bassi, però sono ancora osservabili, piuttosto lontani, devo ammettere, ma ancora osservabili. Mentre vicino a Marte segnalo la presenza di Urano, che è qui in Ariete. Possiamo andare a cercarcelo. Eccolo qui. Fra l'Ariete e il pesce e la balena, in questa zona qui, una zona tra l'altro molto simile a quella in cui si trovava l'anno scorso. Quindi i pesci. Quindi la presenza di Urano è decisamente da tenere in considerazione, ecco. Per quanto riguarda quindi i pianeti serali, abbiamo questo. Spostiamoci la mattina e vediamo che alle 5, alle 6 del mattino cominciano a sorgere Venere, bell'alto, bello alto sull'orizzonte, e Mercurio, guardate che percorso che fa, il nostro pianetino che raggiunge verso metà 9, 8, 9, guardate un po', il 6, il 7 continua a salire, l'8. L'8 novembre, Mercurio, alle 6 del mattino, guardate quanto è alto, siamo a 8 gradi sull'orizzonte, alle 6 del mattino. Attenzione, perché poi se noi ci spostiamo alle 5 del mattino, alle 6 del mattino ok, ma andando un po' indietro, insomma, lo troviamo abbastanza alto, ripeto, verso le 6 del mattino, poi continua a salire 6 e 10, ma c'è già il sole che inizia a disturbare parecchio qui.
Diciamo che però vedere, osservare Mercurio a 8 gradi non è malissimo, ecco, non è per niente male. Quindi, ecco, Venere e Mercurio da osservare nella prima decade di novembre, Venere visibilissimo, ovviamente. Mercurio, anche Mercurio raggiunge, controlliamo un attimo la magnitudine, meno 0,60. Quindi direi che sarà bello visibile anche ad occhio nudo. La mattina, se poi ci si vuole divertire, alle 5 del mattino, guardate un po' che spettacolo, abbiamo praticamente 5, 4 del mattino, abbiamo praticamente l'Orione, abbiamo tutta una parte di cielo che è meravigliosa e che però andremo a goderci in prima serata soltanto in inverno, come sempre. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, vi sia d'aiuto anche per le osservazioni del mese prossimo. Ricordiamoci, Marte, protagonista principale, puntate allo zenith per la galassia di Andromeda, la galassia Triangolo, il doppio ammasso del Perseo. Andiamo, insomma, e poi continuate ad osservare Marte perché ne vale la pena. È un'occasione da non perdere, ricordiamoci che Marte, la sua visibilità dura tanto, però poi si allontana e non è più così vicino, poi bisogna aspettare 2 anni per ritrovarlo all'opposizione. Di conseguenza approfittatene, io vi mando un grande abbraccio, un grande ringraziamento, come sempre vi invito a osservare, a venire a visitare, osservare il cielo, però a venire a visitare il nostro blog, l'Angolo Astronomico, dove pubblichiamo di tanto in tanto qualche curiosità, qualche articolo speriamo piacevole. Mettete il vostro mi piace se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E ci vediamo al prossimo video. Un caro abbraccio a tutti.